Chiamo il gatto dentro casa Giasone, quello fuori uno Polifemo perché non cede da un occhio, Vincent Van Kett perché gli manca un orecchio e uno Testone perché c'è una testa veramente enorme. Vabbè, sai che sembrava quasi un battle check per vedere se B funzionava. Forza Must ad approcciare semplicemente premendo B, che comunque ci sta come cosa. Ma in ogni caso Must è quello che deve fare con Baio, non ha molti modi per se non approcciare e basta. Però c'è già una buona lead, sta combo funziona. Cioè con Baio alla fine è facile prendersi la lead, perché una volta che ti prende con 6B fai la combo, 60% sì, via. Ci metto in mezzo il microfono sì, che ce l'avevo in bocca. E da, via, da molto forte. Prova la read, ci stava sinceramente, perché Musta lo fa spesso sta cosa del 6B al ledge. Tiger prontissimo, anzi lo fanno tutti Baio. Non è Musta. Alla fine è comodo, arriva veloce, sì, vai sì, sopra sì, certo. Dietro lo scudo. Lui è Musta, si muove molto bene con Baio. Mm-hmm. Sa scappare bene, sa tornare in campo. Eccolo, l'ha rifatto. Tiger sa tutto. Eh sì, Paolo sa tutto. Dionte è stato l'ultimo Civita. Io anche, che so che Paolo sa le cose e se le ricorda, continuo a fare rogue tap. Quanti up smash mi sono preso? Puoi solo immaginare. Scende con i glitch time, non sapevo. Prova non a leggere. Quello l'aveva letto il glitch time, però non sì? È riuscito a prendere col 6B. Col 6B. Sarebbe stata una mossa un po' strana che Musta andasse fuori dallo stage. Attenzione. Per... Bella cosa, però sai, può fare anche l'up smash dopo quel down throw così, perché c'ha la tech sulla piattaforma. È comunque un bel mix up con 6B, non lo devo segnare. E spamma. Spamma 6B. Mamma mia che cosa brutta. A 76 sì, tipo sì. È morto. Credo un po' la DI. Barbina. Quella mossa è forte, considerando 166 tutta la rage possibile. Ah, vero, anche la rage. E soprattutto anche non avevo fatto tanto caso. Non penso la DI sia stata ottimale effettivamente, perché non ti aspetti che una cosa del genere. No, back air, vabbè, dai, 170. Sì. Ci sta che prima o poi decida di morire. Vediamo se Valutena. Si riprende tutto, si riprende. Penso di sì, alla fine è difficile uscire dalle combo di Baio. Più facile. Non ne approfittato Musta, però. No, però si prende i suoi 102 danni, sono praticamente. Il problema adesso è uccidere. Sarebbe stata caster forse. Tipo, Il problema adesso è uccidere e smash a caso. Niente, Tiger, paziente, aspetta l'opzione, Musta non è. E niente. Si guadagna un sacco di bellissimo side B. Ottimo. Tiger aveva capito tutto quanto, fa il primo up air, il secondo lo ritarda un po' perché si aspettava sì, il witch time qualcosa. E gli altri due li fa di fila. Li fa di fila, ha fatto un ottimo mix up, è stato molto impaziente Musta in disadvantage. Deve essere un po' più aspettare che Tiger però si muove. Si ha paura contro Palutena. Sì, si ha paura, soprattutto quando sei sotto di stock. In generale con quell'up air che è molto forte, è multi hit. Un ottimo attacco. Sì, un po' da nerfare. Il knockback. Sì, io sarebbe forse un po' da nerfare. 3, 2, 1. Anzi, forse neanche il knockback, perché magari poi ti porta a fare un sacco di combo soltanto di appello. Che diventa un problema come mosso. Sempre su Pokémon Stadium, andiamo. Credo sia. L'ha fatto Footstool, non ci credo. Morto così. A tu zero, Musta. Che taunt. Clippate la zero to death del Mustino, senza neanche aver fatto le combo vere. Totalmente di futuro. Intanto vediamo gli effetti del nerf della presa di Palutena. Oddio, è morto di nuovo. Qua sarà difficile. Il primo un Fuzul, il secondo un SD contro Baio, però che se chi prende un colpo sono 60 danni sicuri, è una combo. Tiger dovrà giocare con molta attenzione. Dovrà giocare, sì, no, veramente. Evitare le mosse unsafe come una presa che può ti lascia un po' bloccato lì. Anche se quella di Palu c'ha le mani magnetiche, sa. Sì. Un'ottima presa. Di cui non mi lamento, almeno. Mi lamento di molte cose.
per Palutena. No, non è vero, l'unica cosa che non mi piace è il Nero, come tutti i personaggi che hanno quel Nero. Sì, è vero, quello però. Però è anche vero che in quel caso sono io che non so giocare. Quindi siamo no! No, niente. Prende. Questo Explosive Flame. Sì, li usa molto per prendere il l'Air Dodge o il Witch o il Time. Saldo, il Witch Time, i salti, o magari mentre scende. Per molte opzioni. Però sarà difficile qui. Volevo riprovare la raid di prima. Che c'era quasi, Sì, dice. C'era quasi, anche perché. Vediamo. Però. Oh, ma. Secondo me dovrebbe andare di F-Smash, sinceramente. A questo punto. Immagino perché non si possa angolare l'F-Smash di Palutena. Non lo puoi. No. A quel punto. Però la. Però dire che l'F-Smash non, è più non avendo mai visto Kate Box l'F-Smash di Palutena, immagino comunque che sia un po' verso il basso. Sì, mentre con. No, è dritto, insomma, comunque non è. No, proprio non che altro dritte. È che. Visto prima non l'ha preso perché Musta era sopra. Cioè appunto, siccome vedo che le ali vanno così, magari anche l'hitbox va così e Musta ci passa a pelo sopra con, con Bayo. Invece con la Smash, con la Smash dai. La colonna di luce è veramente bella. No, left throw 180 ammazzerà Ledge quello di Bayo. La cosa ottima è che può fare molti più pummel che fanno credo la metà dei danni. Era quel fer preso non si sa come nel dash attack. Lo prende la backer e si prende 1-1. Musta 1-1 dopo il primo pustol ottimo e poi un F vero e proprio, cioè. Air dodge verso il basso tra l'altro. Anche se penso che anche se l'avessi fatta verso l'alto sarebbe morto. Probabilmente sì. Cioè non lo so in verità perché aveva ancora il saldo. Poi ho visto che comunque era veramente poco dal prendere il ledge Paolo. Non so, può essere, può essere. Magari ci arrivava, non lo sapremo mai. Tempio di Palutena. È andato su FD o FD penso? No, non ne idea. Ma ti rivedono batte, sì. Comunque non so se lo sanno i nostri giocatori, ma se ti sbagli puoi semplicemente premere B. Appena selezioni puoi fare AB e tornare indietro. Puoi fare stage cancel. La nuova tech. Nuova tech made by lo sciista. Stage cancel per vincere tutte le partite. No, abbiamo 6 spettatori. Sono scesi nel corso del tempo, non vogliono vedere Musta, sicuro. Sono gli amici che l'hanno abbandonato. Niente. Quindi Tempio di Palutena è da un trofeo. Non so, si toglie qualcosa o Palutena qualcosa in più su FD, non ho idea. No, non so perché non vuole le piattaforme. Ma allora io. Insomma, magari ha paura che Musta può prenderlo che ne so su una piattaforma e sì, poi magari ucciderlo abbastanza presto. Io forse avrei preso delle piattaforme in questo match up con tal. Perché magari col piattaforma puoi fare le stringhe di upper tipo. Per quello, cioè mi sembrava una cosa comoda per Palutena le. Dovrebbe. Le piatte. Qui si vedono comunque abbastanza gli effetti della fix della down throw. Sì, sì. Che non entra più nulla, già a 70 Paolo non ha neanche pensato di fare un dash fair. È rimasto lì. Musta ci prova a prendere 2 frame con il down smash. Hai visto quanto velocemente si è annullato dal Wish Time? Magari non ce l'aveva ancora abbastanza carico, visto che è una mossa che si carica il Wish Time a quanto pare. Più lo usi meno tempo dura. Intanto sale. E sta a distanza di 6 B Paolo. Vuole appunto. Cerca. Lo vuole appunto. Se magari può provare a prenderlo con il down smash, visto che la recover di Bayo un po' sale sopra. Magari col down smash. No, è meglio l'up smash per queste cose. Perché up smash ha un enorme hitbox anche in basso. È vero. Sì, è una cosa. Una mossa molto bella, anche solo da vedere l'up smash. Intanto Mustati si porta in vantaggio. E potrebbe. Viene annullato subito da un Revenge Stop. Sto per dire, potrebbe prendersi con una sola combo un sacco di percentuale prima di morire, ma. Prova la grab, ma viene punita da down tilt in più combo. E 50 danni. No, forse stavo pensando ora, ho visto l'air dodge che aveva fatto, cioè l'air dodge, la dodge che è frame 1 di Bayo. Che magari non solo oltre al fix della down throw di Palutena. Magari Paolo non lo segue perché in generale, non essendo una sì, true combo, essere. Sa che contro Bayo è inutile seguirla.
Ecco, infatti bellissimo. Non fa nulla, aspetta. Aspetta la dodge sicura e poi colpisce. È best of 3, credo. Penso di sì? Non ne abbiamo idea, Tol. Siamo ignoranti. Tempo Tiger si è preso molte botte. Musta sta giocando molto bene. Sta giocando veramente bene. Usasse un personaggio diverso? Potrebbe anche tentare Rivigio. Attenzione, spada spunita da Becker. Tanto secondo me Paolo ogni tanto pecca un po' di impazienza in questo game. Sì. Almeno io la penso così, contro Paolo. Ed è entrato quello era abbastanza brutto. Vediamo adesso come. Sì, bastava probabilmente, anzi non una roll, proprio direttamente un attacco nel get up. Paolo tiene un bel controllo dello stage, non si vuole far avvicinare, rimane fuori. Se la prende con calma, direi. Guarda, forse mi ascolta. Si t'ascolta, sentite, hai fatto coach. Vengo bannato, già ho perso, non posso venire bannato. Io ho già perso, quindi non è un problema. Adesso la situazione è difficile per Musta, non è che per troppo, perché mamma mia, super azzardatissimo. Sì, potrebbe... si guarda. Fermissimi, scudo, momento di panico. Putrà con Nair, no? Papà ha capito che effettivamente con il perché non pensavo fosse possibile. Alla fine è un po' di là che ce l'ha quella mossa. No, bruttissimo Dounty. Cos'è, no? Non è un Dounty, il del 6B. Peccato. No, immagino si sono dati la mano, quindi direi che sì, è finita. Che best of free. Non ci facciamo altre domande.